Buonasera. Buonasera a tutti. Finalmente ci siamo. Una diretta tanto attesa. Una diretta tanto attesa. Sentite che oggi ho scelto una musica molto particolare. Per pochi. Facciamo entrare. Buonasera. Buonasera, la riconosce Alberto? Ciao a tutti, allora se non sbaglio questa è il serpente arcobaleno, è quella? No, senti Bibi, allora che cosa ti ricorda Bibi? Ah, ma questa è, sì, scusami, è uno dei miei cult preferiti che so, oh, che piace molto anche a te. Vedi, vista? Dovevi essere morta. Io amavo Parlerò Samantha, un film amavo. Che È rimasto molto. È bellissima la sigla finale, esatto, di The Friends, dovevi essere morta, sì. Ti avevo detto, apertura, è un cult col DVD dietro, e non potevo non essere Samantha questa sera. Siamo poco scontati come al solito. No, beh, aprire con Nightmare sarebbe stato sì bello, per carità, con la musica, però, insomma. Allora, come stai? Meglio, innanzitutto, mi scuso ancora per l'inconveniente della scorsa puntata, ma tanto poi è successo quello che è successo e quindi abbiamo dedicato questo, tu hai fatto questa bellissima puntata su Dario Nicolodi, che ancora voglio salutare questa sera da parte di tutti e devo dire che è stato veramente un bel saluto quello di Ore d'Orrore a Daria e fa piacere vedere tante persone che la portavano nel cuore, Esattamente, esattamente, è stato un colpo per tutti, eh? Devo dirlo, cioè, non, allora, oggi, insomma, lo avrete capito, parleremo di un grande regista che, ahimè, e io lo ribadisco, da qualche anno ci ha lasciato, che è Wes Craven, un regista, diciamoci la verità, che ha veramente cambiato un po' il corso della storia, no? Con film che sì. hanno fatto la storia, creando dei miti, tra cui Freddy Krueger, ma questo ne parleremo proprio oggi nella prima parte, ed era un regista che assolutamente non potevamo non dividerlo in due in qualche modo, no? Quindi, come abbiamo fatto anche con Cronenberg. A proposito, domani potrete trovare la seconda parte dell'intervista con il nostro Alberto di David Cronenberg anche su YouTube, quindi non solo qui su Instagram, ma anche su YouTube, perché qui carichiamo, 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 carichiamo e non finisce più. Comunque Allora, stai benissimo stasera, devo dirtelo, col cappellino rossetto che richiama i colori del cappellino. capisci? Siccome dovevi essere morta in molti anni Ottanta, ho detto, Ci sono mamma dei mia, questa. cromatismi stupendi stasera. Sì, sai, i tuoi personaggetti alla piccoli brividi, con le t-shirt lunghe. Io così proprio, stasera vado, non me ne frega niente che ho 44 anni, voglio tornare 19enne, non me ne frega niente. Allora, intanto salutiamo tutti quanti. Allora, Ciao a partiamo tutti. subito dal primo film. Eccolo qua, guarda, lo vado proprio a cercare se l'ha caricato, ma sì che l'ha caricato. Eccolo qua. Io come al solito farò la mia Sì, premessa prima, infatti, introduttiva. prima di iniziare il film, io vorrei da te parlare un po' di Wes, perché so che oltre ad essere molto legato alla sua filmografia, sei anche legato molto all'uomo, alla persona, e so che hai scoperto anche delle cose. Insomma, raccontaci un po' qualcosa su Sì. Wes Ma Craven. innanzitutto lui è stato uno dei primi ad andarsene qualche anno fa, quindi è stata una morte che mi ha colto un po' di sorpresa e devo dire è il regista di cui sento più l'assenza. Ma perché? Perché Craven, l'altra volta parlavamo di Cronenberg, che è stato un regista estremamente continuo. Craven invece ci ha abituato solo a cambiarci la vita, intendo solo, nel senso che da lui ci si aspettavano sempre i Nightmare e gli Scream. La sua carriera in realtà è stata molto altalenante e io per questo amo molto la sua carriera, nel senso che lui ha fatto film che hanno cambiato totalmente la storia del cinema horror, e secondo me non solo, anche proprio a livello di linguistico. E poi ha fatto tanti film anche brutti proprio rispetto a quello che ci si aspettava da lui. Quindi ha avuto una carriera molto discontinua. E cercheremo di capire il perché di questo, nel senso che io sono andato a studiarvi un po' di cose.
E quindi parlerò molto dell'essere umano, perché bisogna sempre capire perché un regista fa certi film, no? Nel suo caso, pensiamo che Wes Craven scopre il cinema all'età di 23 anni. Nel senso che Giovanissimo. sì, lo scopre nel senso che non gli era permesso vedere i film prima. Attenzione, quindi lui non ha mai visto un film prima dei 23 anni, perché veniva da una famiglia con un'educazione, diciamo, religiosa estremista. Quindi lui, praticamente, la sua vita è iniziata, la sua adolescenza è stata posticipata dopo. Lui non poteva fare praticamente nulla fino ai 23 anni, ma veramente nulla, cioè, no? Andare a mangiare una pizza con gli amici. E questo l'ha segnato parecchio. Poi cosa succede? Che lui diventa un professore, insegna a scuola con un discreto successo, ma a un certo punto, a 30 anni, molla tutto per andare a fare il montatore, per cose veramente molto piccole. Cioè lui inizia il montaggio, e questo è interessante, perché un Lo faceva regista... per soldi oppure lo faceva perché ci credeva? No, solo per soddisfazione personale, perché si è accorto che per una cosa casuale hanno fatto un film a scuola, i suoi studenti, lui ha notato che questo piccolo film, alla fine, coinvolgendo delle persone della scuola, aveva incassato bene e ha detto: ma io mi sono divertito un sacco a fare questo, ho fatto pure qualche soldo, e quindi lì è nata questa scintilla. Ma la sua passione nasce genuina perché a scoppio ritardato. E quindi anche a 30 anni lui aveva già famiglia e si mette in gioco facendo il montatore, mollando un lavoro fisso di insegnante. E quindi è una persona che si è trovata a lavorare un sacco, a fare anche dei lavoretti Certo. per permettersi di imparare a fare il montaggio. E quindi poi, per una serie di casualità, lui si trova a fare questo primo film, che è quello di cui ci mostra l'occasione, che è l'ultimo A casa sinistra, che gli cambia totalmente la vita. È interessante perché lui fa questo film, che è un film veramente low budget, film che io adoro, con lo solo scopo di scioccare, diciamo, no? Questo film ha un successo pazzesco, ma è un successo soprattutto delle università, nel senso che è un film che viene distribuito con distribuzione un po' degli anni 70, un po' strana. Tra l'altro leggo, questo non me lo ricordavo Alberto, il produttore è Sean Cunningham, regista di 23 figli. Esattamente, grazie che me l'hai ricordato. Non me lo ricordavo nemmeno io, sinceramente. Cunningham, che farà i miliardi poi con Venerdì 13, uno di quelli che aveva sempre una fortuna pazzesca, Cunningham, e lui quindi si trova a fare questo film che ha, appunto, lo fa notare da tutti perché è un buon successo, ma lui non riesce a trarre così tanto vantaggio da questo film, sia in termini economici che di carriera, perché il film è troppo estremo. Entrando nello specifico, è un rape and revenge, un film di stupro e vendetta. Probabilmente è il rape and revenge, è uno dei film più famosi di questo sottofilone. È un Esatto. film bello perché non nasce con l'idea di una critica sociale, in realtà è un film fatto molto di stomaco, anche un po' a tavolino per provocare, però è un film terribilmente efficace in quello che ci mostra, e quindi segna veramente questo film sia la storia dell'horror che la storia di Wes Craven, che però gli incasinerà la carriera, perché ovviamente poi che film possono proporre a un regista che fa una cosa così estrema? E quindi la carriera di Wes Craven sarà subito costellata da questo problema di dover accettare dei film per paura di non lavorare. E questo lo condizionerà parecchio. Tra l'altro questo film, le riprese di questo film iniziarono col nome, sto leggendo, Night of Sì. Vengeance, e l'aperitivo conteneva molte più scene di violenza di quelle presenti nella versione definitiva, pensa un po', cioè io Ed me lo è già ricordo il abbastanza. film, esatto, da un bel po' di anni non l'ho visto più, ma è un film che praticamente aveva ancora più scene di violenza e sono state tagliate, tant'è che nel Regno Unito ci furono un sacco di polemiche per questo film alla sua uscita. Quindi pensa un po', doveva essere proprio una carneficina questo film praticamente, se mettiamo le scene tutte eliminate, perché io me lo ricordo che era abbastanza, insomma, tosto. È un film ancora oggi veramente molto molto duro da vedere. Infatti, insomma,
Se siete un po' suscettibili rispetto a certe scene di violenza, considerate che è un film ancora molto scioccante questo. E infatti leggo che ha diviso l'opinione dei critici, che la trama è ispirata a quella della Fontana della Vergine, di regista Ingrid Bergman, vincitore del premio Oscar come miglior film straniera. Sì, è la versione, diciamo, onesti, è la versione selvaggia. Da B-movie della Fontana della Vergine, che ovviamente è un film di Bergman molto più teatrale, molto più esteticamente, diciamo, più cinematografico. Tu hai per caso visto, io non l'ho visto, tu hai per caso visto il remake Allora, che sotto sì, il nome ho di visto il Klaus? remake e l'ho dimenticato veramente Esatto. molto velocemente, perché credo che sia uno di quei remake veramente inutili. E l'ho trovato proprio un film così che si può vedere, ma si può anche evitare di Ah, vedere. addirittura, proprio, quindi tu lo distruggi. È veramente dimenticabile, perché questi sono quei film che hanno senso quando sono usciti. Fatto adesso non ha più Non hanno più senso. È senso. un remake di Cane di Paglia, che era tra l'altro fatto anche bene, però insomma, Cane di Paglia era un'altra roba. Allora andiamo al prossimo film, è pure questo molto bello ed è Le colline hanno gli occhi. Oh, con le colline negli occhi, cosa succede? Allora, Craven, lui, che era una persona, lui insegna Diciamolo, anche ingegneria questo girato a basso umanistica. costo, Alberto, eh? Eh? Anche questo Sì, girato con... Cioè con un con un budget molto budget limitato. perché era, insomma, leggermente più sostanzioso, ma parliamo sempre di film che sono un massacro da realizzare, perché poi l'hanno girato nel deserto, dove c'erano dei problemi, insomma. Forse quello dirai anche te. Comunque lui voleva cambiare a questo punto, perché essendo una persona, come dicevo, uno che ne viene dalle scienze umanistiche, che insegnava filosofia, era uno che tendeva a riflettere sul suo cinema. Questo mi sembra piaciuto di Craven. Quindi lui ha detto: dopo che io ho fatto un film così brutale, la sua idea era di cambiare fortemente, ma non gli è stato possibile cambiare. Cioè, gli hanno detto: senti, Craven, se vuoi tu vuoi far cinema, faccio un altro film tipo quello lì, perché se no non lo vendiamo. Si Quindi vuole qua fare movie, slasher, queste cose qua, insomma. doveva rimanere sulla violenza e su quello stile lì. Quindi lui, subito un po' malvolentieri, si mette a lavorare a questo Le colline agli occhi, che in realtà alla fine diventerà uno dei suoi classici e un altro film veramente importante per il cinema horror. Ora, devo dire io. Quello che dico sempre, Le colline agli occhi non aprite quella porta, nel senso che esiste proprio perché. Ciao Andrea. Ciao Andrea. Esiste perché c'è, non aprite quella porta. E lo stesso Craven l'ha omaggiato con questo film, Certo. perché è un film del 77, se non sbaglio, Le colline agli occhi, non aprite quella porta, esce 4 anni prima. Detto questo, Craven riesce a portare la sua storia sempre con un suo taglio di originalità diverso, perché va a prendere un altro pezzo di storia dell'America e ne fa un film comunque diverso sicuramente. Non c'è un Leatherface, ma ci sono questi personaggi che poi sono rimasti, perché sono tutti attori che sono esplosi nel mondo dell'horror, e quindi riesce a fare un film che ha di nuovo, che replica Diciamo ampiamente. che con questo film Michael Berryman diciamo, è rimasto proprio no, Sì, comunque nel mito, no? Questa testa ovale, allungata, no? lui è ovviamente un attore di quelli che ha, insomma, una fisicità che l'ha portato proprio dentro la storia dell'horror, perché una faccia unica. Anche Craven, anche qua sugli attori, ha dovuto fare delle scelte particolari, anche perché erano attori della prima esperienza, ma poi sono diventati anche Dee Wallace, c'è cioè, in questo film, Vero, altro vero. mito dell'horror, e quindi gli riesce tutto bene in questo caso a Craven. Questo io consiglio, perché è un film che poi non è così tanto conosciuto per essere un classico. Quindi io consiglio le nuove leve o a chi non l'ha visto di recuperare assolutamente l'originale e anche il remake,
che, se non sbaglio, Craven ha supervisionato, che io ho amato tantissimo. Ecco, è uno Anch'io, mi è dei piaciuto, pochi ricordo remake. i remake, lo sai, no? Non sono proprio, invece questo devo dire che è stato molto bello, mi è piaciuto anche a me, confermo. È veramente ben fatto. Il remake di Alexandre Aja, che insomma, è un signor regista, un francese che veramente l'horror lo sa fare, poi parleremo anche di lui. Tra l'altro, Roberto, devo darti una notizia che potremmo anche durare più di un'ora se tu volessi, perché ho Davvero delle senza cose. esplodere? Senza implodere, assolutamente senza implodere, perché ho trovato il trucchetto per, capisci, per allungarci di oltre un'ora, insomma, Allora, così vediamo. noi possiamo andare con una tranquillità e con una nonchalance. Ieri con Giuseppe Cozzolino, tra l'altro, oggi ci sono le partite, infatti si vede un po' dall'ascolto, però ieri con Cozzolino abbiamo sfondato il muro insomma, delle presenze, ma anche il muro nel senso che siamo andati oltre, abbiamo sparato 10-12 minuti, tranquillo, oltre un'ora, Beh, quindi buono sapere. una cosa magnifica. Su questo film, per l'appunto, non sapevo alcuni aneddoti, forse tu sì. Allora, il film ha originato un affettuoso duello a distanza durato diversi anni tra Wes Craven e Sam Raimi. Quest'ultimo, dopo aver notato in una scena un poster strappato con il primo piano di uno squalo, pensò che Craven avesse voluto alludere al film di Steven Spielberg e affermare che quello era solo un horror pop. Questo è un vero horror, dice. Nell'81 Raimi incluse a sua volta una locandina strappata delle colline a New York nel suo film della casa e in seguito ha ammesso che aveva trovato divertente fare a pezzi un poster del suo film per dire a Wes: no, caro, questo è un vero horror, cioè la casa. I riferimenti incrociati sono continuati in film come Nightmare, La Casa 2 e Scream, fino a che nel 2015, questo non sapevo nulla di questa cosa qua, Neanche io. Sam Raimi ha voluto fare un ultimo omaggio a Craven, scomparso lo stesso anno, inserendo il guanto di Freddy in una scena dell'ultimo episodio della prima stagione della serie televisiva Ash contro Evil Dead. L'anno successivo, nel penultimo episodio della seconda stagione, è inoltre visibile il poster delle colline a New York fuori da un cinema. Questo non sapevo nulla. Adesso, infatti, me lo sto rileggendo bene. Non sapevo nulla su questa cosa. Sì, è molto Ricordavo alcune cose di interessante film, ma questa. questa cosa del duello a distanza è bene. È interessante perché io appunto leggevo oggi dichiarazioni. Lui in realtà a Craven si è espresso personalmente dicendo che il suo, per esempio, regista preferito era proprio David Cronenberg. Pensa. Esatto, quindi. Quindi uno che faceva un film anche molto distante dallo stile di Sì, Craven. infatti. E quindi è sempre interessante vedere le preferenze dei registi e invece le varie inimicizie che si creano. Questo è sempre Sì, che una poi cosa. di fatto, credo, almeno come leggo io, non si sono mai incontrati, almeno No, così no, non infatti, quindi pare, sono ecco. È strano. Sì, vabbè, queste ma cose però questo nel mondo distanti. del cinema tu me lo confermi da regista che c'è. Sì, cioè, sì, Da un po' di rivalità sicuramente. c'è. È inutile che facciamo i buonisti, sì. Esatto, capisci? E infatti la prossima diretta proprio la faremo tutta su Chi ce l'ha con Alberto Bogo. Tantissimo. Durerà tantissimo. Io mi aspettavo che almeno stasera mi presentasse il nuovo DPCM, non è stato così. E facciamo su Wes. Allora, leggo anche che vinse il premio Ciao. della critica Wes al Sit Jazz Festival Internazionale del Cinema Fantastico della Catalogna nel 77. È una piccolissima curiosità. E la colonna sonora è stata realizzata dal compositore Don Peake utilizzando sia strumenti acustici che elettronici. E uno di questi era il Blaster Beam, reso noto 2 anni più tardi dalla colonna sonora del film Star Trek. Queste sono le curiosità anche musicali, che so che a te la musica interessa molto e piace molto, Assolutamente, quindi sì. non diciamo niente sul futuro perché poi Sì, perché Alberto ci esatto. prepara tante sorpresine. Ciao amore, è arrivata Silvia. Ciao, ciao, ciao. È arrivata Silvia. Insomma, consigliamo questo film perché. Oh, perché Le colline agli occhi è uno di quei film che bisogna vedere, che hanno cambiato sicuramente il cinema americano, ma poi Sì. quello tutto. Quindi io non è il mio film preferito di Craven, forse non è Nemmeno a me, nemmeno no, tra i questo primi no. tre, però è un film che va visto, ecco. Sicuramente è un gran bel film. Qui ancora non siamo, anche nei miei film preferiti di Wes, eh? Diciamo Ci sono un po' quelli arriviamo. dopo. Esatto.
Allora, passiamo a Benedizione mortale. Allora, Ti benedizione do solamente mortale. la trama in breve. Strani omicidi Sì. avvengono in una comunità Amish. Tre giovani ragazze dalla città, soggiornando in una fattoria vicina, sono assediate da una forza invisibile. Io questo, sinceramente, non l'ho mai visto, quindi non so se vuoi dire qualcosa tu. Allora, sì, io ora questi due film cosa succede, no? In Creme? Creme a detta sua cercava il suo film, cioè questi film, questo è il prossimo, sono una sorta di preparazione al parto di Nightmare. Nel senso che lui ha fatto anche delle cose televisive di cui parleremo, ha quest'ansia di lavorare perché ovviamente ha mollato tutto per fare regista e quindi deve accettare dei lavori, ma sente che questi non sono i film della svolta. Perché come appunto una volta ribadito ciao Ibra Ribe, una Ciao volta Ibra. ribadito il successo con Le colline hanno gli occhi, lui voleva fare qualcosa che stupisse prima di tutto se stesso, qualcosa che voleva spaventare il pubblico in un modo diverso. E questo film, ahimè, è un po' un compromesso, anche questo un po' controvoglia, e il prossimo lo sarà ancora di meno. Secondo me, Benedizione Mortale è più interessante, anche solo per la presenza di Ernest Borgnine, attore che io adoro, attore francese che ha fatto un sacco di film, di B-movie, cito La grande avventura del Poseidon, che è un film su cui una volta dedicherò una monografia perché è uno dei disaster movie, insomma, più belli che hanno fatto la storia. Poi c'è Sharon Stone, che se non sbaglio è il primo film con Sharon Stone, questo. Però ecco, io l'ho rivisto tempo fa, l'ho trovato terribilmente noioso. È un film che è del 81 e sembra ancora molto di inizio anni 70. Ci Non dicono sto che è da parlando. vedere, però non siamo a grandi livelli ancora, abbastanza interessante, però dicono. Infatti non è un film che mi sento di bocciare, è sicuramente un film che se noi guardiamo poi la modernità di Nightmare di lì a 3 anni, a quella parte questo film sembra girato 15 anni prima e non solo 3 anni. Si vede che è un film girato con grande professionalità da Craven, ma con un certo distacco, perché a detta sua lui cercava appunto il suo film. E questo come quello dopo, che possiamo già far Quindi andare. possiamo dire che Benedizione Mortale in qualche modo è stato come un esperimento per lui. Sì, però c'è una cosa, ora che mi hai detto questo, ci sono le immagini oniriche che lui inizia a introdurre nei suoi film. Lui ha detto, Esatto. io avevo già questa idea, no? Questa ossessione per l'infanzia come momento della paura, momento perfetto in cui nascono le paure. E quindi lui dice, io qualcosa avevo già messo insieme in Nightmare nei film precedenti, C'era e già il questa seme. ossessione esattamente, quindi lui aveva già introdotto degli elementi onirici, però erano solo spunti fino a in quel momento. Ok, allora andiamo al prossimo film. E questa mi è piaciucchiato, se non è ancora tra i miei preferiti, ma insomma, Il mostro della palude. Mostro della palude, anche questo una sorta di remake fatto con pochi soldi perché lo ricordiamo, un film che questo esce, mi sembra, gli anni Nell'82, 82, 2 anni quindi prima di Nightmare. facevano l'esempio in film dove c'erano trasformazioni, per esempio, di lupi mannari e altri mostri, era uscito comunque l'Ululato, erano usciti film dove c'erano dei mostri veramente pazzeschi, e invece questo è un film che non aveva quei fondi per diventare così mitico. Lo stesso Craven si è un po' lamentato di questo film, che anche lui ha fatto così per motivi alimentari. E è un film sinceramente non memorabile. Lo metto un po' allo stesso livello di Benedizione Mortale, solo che credo che Benedizione Mortale abbia degli spunti un po' più originali. Più interessanti che poi hanno portato a Nightmare, dici l'altro, no? Sì, questo è veramente una marchetta che ha fatto Craven e quindi diciamo un film di passaggio Tra l'altro che diciamo che è basato sul personaggio di fumetti Swamp Thing, ideato nel 71, quindi molti, ovviamente molti anni prima.
leggo che i personaggi appunto sono Swamp Thing, Anton Arcane e Alice Cable o Alice Cable, che è poi l'agente governativo, ma questo poi dovete vedervi i film. E nel cast c'è Adrien Barbeau, che troverete anche in Fog, in Fog di Carpenter. Sì, perché Carpenter penso si sia preso una cotta per questa attrice. Esatto. Era proprio dici, sì. Dici? Ma mi sembra molto nel suo genere di... Omaggiato nella prima puntata di Dawson Creek. Ah, questo non lo sapevo, Dylan. Grazie questo Dylan. Non lo sapevo. Interessante, interessante. E adesso abbiamo tutto il tempo per soffermarci sul capolavoro, no? Penso che anche forse insieme a Scream, questo però ne parleremo più là nella seconda parte. Ma voglio dire, è lui, è Freddy Krueger. Eccolo qua, Nightmare, dal profondo della notte. Allora, cosa dire? Parti tu e poi se ci sono Sì. qui ci perderemo un sacco di minuti, vai. Anticipo che poi ovviamente la serie Nightmare vale tutto un capitolo che credo affronteremo Certo. poi, però iniziamo a capire come nasce un mito. Ecco. Innanzitutto, questo, dovete pensare che la New Line, quando ha prodotto Nightmare, era una piccola casa di produzione che faceva cortometraggi. E all'occasione di voleva fare un lungo e questo è stato il suo primo lungo. Allora, la New Line dovete capire che poi è diventata un'azienda che ha dato da mangiare, dà ancora da mangiare a qualcosa come 250-300 persone, ha prodotto un certo Signore degli Anelli e tutto questo grazie a questo signore con quella maglia molto bizzarra che è nato dalla mente di Wes Craven. E quindi cioè, parliamo di un Alberto, qui scusami se ti interrompo, sì? che ci dicono che Carpenter era sposato con Adrien Barbeau. Oddio, Io l'avevo dimenticato io questa cosa, ma pure. perché Grazie, il gossip Pietro. tende a dimenticare. Grazie, è vero. Se Grazie, ne poi è Pietro. sposata, allora vedi che gli piaceva. Sei Ci sposata. servite per questo. Grazie, Pietro. E infatti, pure io non ho detto, ma gli piace proprio. Pure io ho detto di piacere attrice, ma non lo sapevo proprio. Bene, grazie, Pietro. Grazie, grazie. Grazie, Pietro. Mazza. Quindi Nightmare, come nasce questo mito? Lui era alla ricerca di questo, diciamo, film perfetto. Sapeva che il terreno su cui voleva giocare erano le paure dell'infanzia. Legge questo articolo vero su un giornale che rimane lì per un po' depositato nella sua mente e... Signor De Nel, no, stavo parlando della casa di produzione che è la stessa. Esatto, un altro capolavoro. Subito si scaldano gli animi quando si parla di Freddy Krueger. Sì, no, io rispondo anche a Pietro. Sì, no, abbiamo capito che è Carpenter, non Wes Craven. Però sappiamo che sia Wes Craven che Carpenter hanno molto amato questa attrice. Adesso sappiamo su Carpenter il perché, chiaramente, certo. No, ecco, il valore di stavo dicendo proprio dell'invenzione di Freddy Krueger. Vai. È di aver creato una saga che rispetto, diciamo, a tutte le altre saghe che io amo, adoro, da Halloween a Non aprite quella porta, a Hellraiser, è un'altra roba. Cioè, il volume d'affari che è stato creato con Freddy Krueger e la saga di Nightmare è qualcosa di incredibile. Cioè, gli hanno dedicato una serie TV, gadget a non finire. C'è stato un momento in cui veramente c'era un'esagerazione di gadget e di pubblicità su Freddy Krueger. Cioè, Vero, vero, vero. voi non potete pensare cosa è diventata questa roba. Cioè, questo bisogna dare atto che non c'è stato nessun altro personaggio nella storia dell'horror forte come Freddy Krueger. Cioè, Freddy Krueger a mio avviso, è anche il miglior personaggio come sintesi delle paure, perché è un bau bau proprio che veramente riassume tanti elementi psicanalitici, antropologici racchiusi in pochi elementi, cioè un cappello, un volto ustionato, un guanto e un maglione. Questo per me è genialità. Quindi Wes Craven è riuscito veramente
E c'è un'altra cosa, l'ha creato veramente, l'ha assemblato lui, perché poi ci sono certamente gli effettisti speciali che hanno fatto un lavoro straordinario. Tra l'altro, scusami Alberto, ma anche la genialata di far uscire un villain dagli incubi. E questo È è questa l'elemento cosa, più no? Che non difficile, muore no? mai, perché l'incubo non muore mai di fatto, cioè l'incubo in sé per sé non muore mai. Esattamente. Guanto nel film era veramente fatto in metallo. Sai che non so, Sam Joker, bisognerebbe andare a vedere. Allora, c'è un documentario stupendo che non è stato tradotto in italiano che vi consiglio di vedere. Ora lo cerco. Elm Intanto, Street, mentre... Vai, Alberto, vai. Elm Street Legacy, guardatelo, è la roba più completa che è stata fatta sulla saga di Nightmare. Veramente ci sono decine di attori, parlano tutti, quindi vi raccontano. E purtroppo non si trova in italiano, però in inglese lo si capisce abbastanza bene, non è un inglese così difficile. Quindi Elm Street Legacy, lo consiglio, è un capolavoro di documentario dove tutto il mondo di Freddy Krueger viene raccontato. Tra l'altro ci dicono dal 79 al 90 in altri film era presente l'attrice, la Adrienne, credo si riferisce, ma quanto nel film era veramente fatto in metallo, l'hai detto tu. Salutiamo Letizia Rogolino e Ciao. Bad Rog. Bene, perfetto. Allora, poi vai avanti con la disquisizione, perché questo è il capolavoro, ci dobbiamo proprio soffermare un bel po' e poi E passeremo a tutti gli altri, senza nulla togliere, insomma, gli altri. Vai. oltretutto, ecco, altre cose sulla saga, no? Quello che sarà. Acquista grande importanza il primo, anche legato al terzo, perché loro cosa succede? Esce Nightmare 2, che è un grandissimo successo di nuovo commerciale come il primo, ma un flop. A livello di critica non piace né ai critici né ai fan, quindi richiamano Craven che si era incacchiato parecchio. Lo dico perché poi tutti amici, tutti buoni, ma Sì, Craven certo. tutti questi soldi non ce li aveva fatti con il suo personaggio. Quindi lo richiamano a casa perché la New Line, che sono persone comunque intelligenti, capiscono che lui era quello che dava pepe a questa saga e gli fanno scrivere la sceneggiatura di uno dei Nightmare poi migliori. Che è il terzo, I Guerrieri del Sogno, Sì. che io, non solo io, ma tanti, insomma, è un film veramente il tripudio del film onirico. È un film proprio alla Dove c'è Castaneda, se tutto, ci vogliamo. sono veramente tutti gli elementi del sogno e dell'incubo. E quindi è una saga che è riuscita ad ampliare questo potenziale enorme che c'era. Nel primo Nightmare, vi ricordo che nel primo Nightmare Robert Englund lo vediamo per 11 minuti, una roba del genere, cioè è un po' come lo squalo questo film. Tu pensi di aver visto tutto il tempo Freddy Krueger, l'hai Invece. visto pochissimo. È un film dove anche il trucco viene valorizzato dal fatto di vederlo poco, perché la faccia è sempre molto resa scura. Quindi è un film pieno di grandi idee. Lo stesso Craven per una volta ha Alberto, detto. posso farti una domanda? Perché tanto questa è la Certo. domanda che si fanno tutti, no? Nel Sì. primo Nightmare vediamo tutti un Freddy molto più cattivo, più cupo, molto cupo. Dal secondo inizia un po' la trasformazione, nel terzo piena ironia, diventa quell'ironia che porta Freddy a diventare veramente, non che non lo era prima, ma diventa mito, cioè uno dei pochi villain che fa battute su battute. Ecco, perché? È stato volontario, cioè è stata secondo te volontario, tu che sei un regista, la scelta di farlo diventare anche comico, oppure è venuta anche, cioè, già, ma è venuta in maniera involontaria, poi hanno visto che ha avuto presa e quindi. Ma guarda, io credo, avendo visto la saga diverse volte, credo che sia un salto leggermente meno, diciamo, così ripido. Nel senso che nel secondo veramente era stato, come diremmo, un po' Genova sbagasciato tutto, nel senso che il personaggio di Freddy era diventato, una roba che non era né una cosa né un'altra. Quindi hanno Dal terzo è resettato stato subito rimesso in tutto. carreggiata, diciamo, il personaggio. Esattamente, quindi è stato un salto brusco. Poi sono tornati un po' indietro. Nel terzo lui inizia a fare le battute, secondo me rimane comunque ancora molto minaccioso. Poi il vero degenero, diciamo in senso di macchietta, lo abbiamo poi col quinto, il sesto Nightmare, Sì, vabbè. fino a riazzerare. Quindi io credo che sia una cosa un po' dell'attore
che ha capito le potenzialità di questo personaggio e probabilmente nelle improvvisazioni ha spinto e poi la gente comunque ricorda le battute di Freddy, veramente anche per le invenzioni di England. Esatto. Quindi è stata una cosa un po' e un Ci po' anche per. dicono, forse il Joker di Batman può essere paragonato come fama al personaggio di Freddy, anche se i film su Batman non sono horror, naturalmente. Anche secondo me il terzo Nightmare è il più bello, ci dice Andrea. Sam, per l'aspetto di Freddy West si è ispirato a dei volti ustionati, è vero, il bullo della sua scuola per il nome ha scelto il verde e rosso perché disorientano come colori. E ancora Andrea. Freddy diventa un personaggio anche autoironico, forse è questo quello che piace molto alla gente. Ciao Isabel, la mia editor fantastica. Rispetto a chi ha detto, ecco, del Fred, aggiungo una cosa. Io tutte queste cose le trovo nei libri, ovviamente, non le trovo solo perché mi piace più cercare nei libri. Questo è un libro che consiglio, scritto qualche anno fa da Danilo Arona, Il buio oltre la siepe, che cita un altro film. Wow. Questo è un bellissimo libro su Craven, veramente, che è uscito un po' di anni fa. E Craven comunque ha detto che è verissima questa cosa del compagno, ma lui aveva molto paura del padre. L'ha sempre detto, il padre quando era piccolo, i primi ricordi ha la percezione di una persona estremamente pericolosa. Non vuol dire che suo padre fosse pericoloso, ma la percezione che aveva lui era di uno che avrebbe potuto fargli male da un momento all'altro. Quindi questo era già depositato nella sua testa e quindi Freddy Krueger è anche il papà un po' di Wes Craven, anche se è il figlio artistico. Intanto qui Ciao Isabelle. arrivano ovviamente tutte tutte le battute del film, è un bel maschietto, questo è Dio. Vuoi Eh beh, chiaramente adesso entrare comincia. nel Esatto, allora io leggo un po' di curiosità su Nightmare. Eh? Allora, vabbè, l'avevi un po' già però già accennato te, che dovettero passare 4 anni dalla stesura della sceneggiatura all'erogazione dei primi finanziamenti, la cifra stanziata inizialmente era inferiore a quella della maggior parte delle produzioni americane e il produttore della New Line, Robert Shane, e sceglie, riuscì ad elevare il budget fino a 2 milioni di dollari. La pellicola è stata importante sul fronte degli effetti speciali perché un altro personaggio importante, oltre ovviamente a Wes Craven, il regista, è stato anche David Miller, creatore del look di Krueger sotto la supervisione di Wes. Era infatti necessario dare al personaggio l'aspetto di un uomo ustionato e morto, appunto perché Wes insisteva su questo. A differenza di molti film splatter, Nightmare è fondamentalmente un horror di suggestione psicologica, introduce la realtà cinematografica, la figura dell'uomo nero in qualche modo, no? Che poi c'era, no? Perché l'uomo nero, l'ombra nera Michael Myers, l'uomo nero, no? Freddy, quindi c'era in quel periodo tra la metà degli anni 70 e inizio anni 80 c'era proprio questa figura che ultimamente, negli ultimi anni è tornata un po' di moda, se non poi sembra vedere anche con Babadook, con queste cose, insomma, ci sta sempre un Boogeyman po' era questo. uscito, un po' di film. Esatto. E ancora, l'aspetto e il nome di Freddy derivano da due ricordi spiacevoli, ma l'abbiamo già detto. No, Remake e Reboot, per carità di Dio, non, poi ne vuoi parlare te, io cerco di dimenticare. Io voglio dimenticare. No, voglio dimenticare. Adesso querela, mi denuncia, voglio dimenticare. Vabbè, in Italia esistono due versioni del film, una quella più diffusa è più corta di 2 minuti perché sappiamo dell'uccisione di Tina, lo sanno tutti, fu tagliata, meno male che io ho il DVD e quindi me la posso godere tutta perché penso che sia una delle immagini più belle per gli amanti dell'horror del film. Che dire ancora di questo personaggio che poi sicuramente merita appunto almeno uno o due puntate perché veramente hanno scritto tanti saggi, no? Proprio sulla capacità anche di. Hanno Ma fatto le tesi universitarie, sul personaggio di perché è un Freddy. personaggio profondo, è uno dei pochi personaggi davvero profondi dell'horror. Scusate, leggo. Se sì, è vero, quando si è bambini tutto ti sembra tutto amplificato. Ad esempio, sono cresciuto con It nel 90, poi quando l'ho rivisto mi è sembrato diverso. Esatto. Sicuramente, ma questo è. Ci sono tanti discorsi, questo è vero. Io devo dire che però, questo film, al di là che la tecnica nel cinema cambia, però, diciamo, per quello che rappresenta, rimane ancora un film estremamente forte e rimane uno dei cinque horror che vanno più importanti. Cioè, Nightmare è come l'esorcista, è come Shining, Vero, è come il vero, vero. palo, è il personaggio chiave
dell'horror moderno degli anni 80. Perché inserisce poi certo anche gli elementi splatter, ma è più psicologico, ma è anche sociologico, cioè la storia un po' di Nightmare, la storia di genitori che hanno abbandonato quella generazione di adolescenti, se vogliamo, no? E infatti è un film anche un po' sul senso di colpa americano, sulle famiglie che sono figlie dei boom dei divorzi, e quindi un film che contiene tanti messaggi Alberto, turbanti. poi ne parleremo meglio perché cioè, poi parleremo proprio del personaggio, Sì. cioè proprio di Freddy Krueger. Non pensi, prima parlavamo della comicità, no? Diciamo di Freddy che è diventato, ma non pensi che soprattutto nel sesto capitolo ci sia stata una estremizzazione della comicità di Freddy Krueger ed è per questo che forse è il peggiore dei capitoli, almeno secondo me. Allora, sì, anche se io il peggiore è il secondo perché è stata una cosa proprio inaspettata. No, no, Ah, io al di parlavo là di... della, no, no, ma io parlavo della saga di Nightmare, il secondo Sì. film, però. Ah, ok. Infatti, secondo stiamo. Sì, no, allora sono d'accordo con te che è quello che si allontana di più. Io credo che lì poi ci sia un problema. Ovviamente fare tutta una serie di film così molto seriosi, la prima volta c'è un effetto sorpresa, la seconda non c'è più. E quindi va da sé che in qualche modo tu devi spostare. O esasperi gli elementi scenografici creando degli incubi sempre più sofisticati, cosa che sarebbe interessante oggi col digitale. E per quello, secondo me, che occorre fare un film. Io ho un'idea di un film, non ve la dirò nemmeno sotto tortura, Oddio. solo se sto per morire la dico a qualcuno prima dell'ultimo. No, Ma no, allora campa, campa. No, 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 no. c'è un film da trarre di un videogioco stupendo. Vediamo se qualcuno è bravo. E che è un videogioco degli incubi, eccetera. Però questo è un film il cui remake poteva essere utile in questi anni. Il problema è che bisogna scrivere prima di tutto una grande sceneggiatura e quindi riadattare quell'atmosfera da incubo ai ragazzi di oggi. E ovviamente è un lavoro difficile di adattamento. Per risponderti però, io credo che l'unica chiave era poi quella ironica, perché o era quella visiva, ma in pochi anni non sono Certo. cambiati così tanto gli effetti in quegli anni lì, quindi Ci non dicono, potevano. gioca sulle paure della gente, gli incubi, il mondo onirico. E ancora, ecco, forse ho capito da dove viene la scena del lavandino di It del 2017, dalla morte di Glenn in Nightmare. È Beh, interessante. sì, è Taglia di possibile. sci un po' perché non hai apprezzato nuovo incubo. Secondo me è stato originale più del primo. Allora, non è Aspetta, che non nuovo l'ho incubo, apprezzato. Il settimo capitolo, diciamo. quindi Allora, io non Italia è che. 6, giusto? Sì. Ah, io l'ho apprezzato tantissimo, nuovo Allora, io incubo. non è che non l'ho apprezzato, ho detto semplicemente che probabilmente se non fosse stato il regista Wes Craven sarebbe stato un mezzo flop. Nel senso, bello il fatto che gli attori interpretano se stessi, per carità di Dio, ma io l'ho trovato un po' deboluccio perché secondo me il film scorre tutto un po' piatto. Ci sono delle belle trovate all'interno del film, ma sinceramente, forse erano anche alte molto le mie aspettative. Wes Craven che tornava nella saga di Nightmare, forse mi aspettavo qualcosa ecco, di nuovo. E questa Certo. cosa nuova io non l'ho trovata. Non ho disprezzato il film, l'ho sempre detto. L'ho trovato rispetto a tutta la saga un po' deboluccio e credo che nella filmografia di Wes Craven, a mio parere, in tutta la filmografia, sicuramente non è tra i primi, il settimo quello che io chiamo il settimo capitolo. Comunque la prossima volta ne parleremo approfonditamente. Oggi Esatto. chiudiamo con gli anni 80, diciamo, e poi la prossima volta andiamo negli Ah, anni ma io oggi 90. massa più accomoda perché ormai possiamo fare anche 50 ore di Ok, No, no, ecco. Per te questo è altro, insomma, mica solo 60 minuti di più, di più, di più. Potremmo anche andare avanti fino alle 5 del mattino, per carità. Insomma, vado in coma etilico, faccio prima. Allora. Passiamo, abbiamo parlato del primo capitolo, parliamo del secondo capitolo delle colline hanno gli occhi, quindi le colline hanno gli occhi 2. allora, questo è il film più disprezzato da Wes Craven. Non mi ci soffermerò tanto, è il film probabilmente peggiore suo. Sì. Lo fecero per scopi puramente alimentari, lui non voleva farlo,
Oltretutto, gli avevano promesso che sarebbe stato fatto con un budget, gli hanno cambiato il budget. Lui non era assolutamente contento, sperava che lo bloccassero. In più, durante il montaggio e la lavorazione, poi ci si sono buttati su Nightmare, quindi lui proprio quel film non gliene fregava più niente. Certo. E diciamo, è veramente un vero aborto di. Che carino, ci dicono ciao bella gente mentre vi guardo seguo Dead Silence, sì perché oggi fanno Dead Silence, che carino, Ah, grazie, davvero? Sì, Virgin Dead Silence, grazie bravo. Sebastiano, che Molto bella carino quel prima film. diretta, grazie, che carino. Allora, e quindi tu lo consigli almeno una visione, No, no, assolutamente no. addirittura, manca una visione. È uno, dicevo, di quei punti molto bassi della sua carriera, perché è proprio un film che è nato male a tutti i livelli, è stato abbandonato quando un regista Tra poi l'altro non abbandona uscì il film. nemmeno al cinema in Italia, uscì direttamente in No. DVD. Cioè, è un sequel di un film di successo, quindi, cioè, voglio dire, avrebbe invece niente. Quindi, diciamo che in generale i sequel sono anche il secondo del remake. A me non è che fosse piaciuto così tanto. Comunque, questo è un film veramente su cui riesco a spendere pochissime Naturalmente. parole. Manga. Lo ha distrutto benissimo. Questo film è uscito distrutto. E Pietro ci dice: non esaltante, ma metacinematografico originale. Nuovo incubo sul metacinematografico originale. Secondo me, no. Però quelli sono ovviamente gusti, ragazzi, e punti di vista. The Hills Have the Eyes, ci dice Sam. Sì. Allora, io dico anche la trama però di questo film, per chi se lo vuole Sì. vedere, un gruppo di motociclisti viaggia per il deserto e sono bloccati in una vecchia miniera. Presto si rendono conto che sono osservati da un gruppo di cannibali sconosciuti dal mondo civilizzato. Il film è pieno di flashback che rappresentano scene del film originale. Persino il cane è un flashback. Oddio, non me lo ricordavo questo. Ruby, Bobby e Pluto ritornano dal film originale. Oddio, no, questo del cane non me la ricordavo, perché pure questo l'ho visto una volta tantissimi anni fa e poi... l'ho abbastanza dimenticato. Il film costò circa 700.000 dollari, venne girato a San Bernardino in California. Wes Craven disse che fece questo film perché, come dicevi te, aveva bisogno di soldi. L'attore Michael Berryman, nei panni del sadico figlio Pluto, compare anche nel primo film. Il personaggio di Reaper è interpretato da John Bloom, che nel film Dracula contro Frankenstein interpretava l'omonimo mostro. Queste sono tutte le curiosità su questo filmazzo di serie, questo B-movie. O C-movie. È più B-movie o più C-movie? Beh, è peggio, nel senso che non è un film che non sapeva cosa voleva essere, e quindi è peggio, perché il B-movie è fiero di essere un B-movie, e lo Z-movie anche. Questo è un film che non sa, la sua natura è proprio incerta, e quindi è la Infatti cosa volevo fare una peggiore. domanda anche a Alberto sui B-movie, ma perché molti B-movie, che ne so, anche per esempio degli anni 70, poi nonostante diventino cult, no? Perché nel corso di anni hanno rimangono B-movie. Allora, perché sì, anche quello è un po' un discorso. Dobbiamo fare un capitolo solo quello, su come viene la parola, per esempio, anche trash usata in Guarda, modo. ti ho rinnovato già il contratto per gli altri 2 anni, vuole dire. Che meraviglia! Allora, rispondo a Ale Berve: no, il gioco non era Vai. quello. Poi te lo dirò, Ale Berve, qual è il gioco. Vi faccio stare ancora un po' in Insomma, qua tensione. era affatto il film per pagare le bollette della luce. Beh, sì, probabilmente Della anche luce del quello. castello, Anche però quello. perché ai tempi credo che avesse già fatto un po' di soldi. E, comunque, ecco, questo è il B-movie, ecco. Il B-movie, cioè, è la natura, voglio dire, cui il serpente alato, ecco. Parlo di uno che fa proprio B-movie, che è Rob Cohen, un regista che io amo molto, no? L'Ambulanza, cioè, uno che questi film sono B-movie perché sono film fatti con poco. Un po' raffazzonati, ma con delle idee, cioè, quindi la loro natura è proprio i film di serie B. Esatto. Poi in realtà, Esatto, come l'ultimo show, sì, non classificato. Io non mi ricordo manco più, quindi figure, l'ho visto, Perfetto. e quindi, però, anche un po' sulla parola trash o B-movie, a volte la si usa un po' su tutto, e quando una parola si usa su tutto, poi finisce per non dire più niente la stessa parola. Quindi poi bisognerebbe fare tutto un discorso proprio su, però la mia risposta però è questa, cioè ci sono dei B-movie che nascono per essere, questo è un film mainstream, quindi non può essere un B-movie, perché Esatto. è quello di un film che era
che non era mainstream, era già una produzione media, quindi È vero, tipo Staff, ma a me è tanto carino quel film, a me è piaciuto tantissimo Staff. È vero, perché Staff, pure Staff, ma è bello, a quello me è piaciuto tanto. Beh, è un'idea originale quella intanto. ma Rob Cohen è un regista da cui dedicheremo una mono perché è un regista originale. Esatto, io difendo Staff, sono una delle poche che la difendo, non mi dica niente. Stiamo parlando di un film che io staccherei, mi staccherei un filo per fare. Esatto, un po' come le fiction italiane, Green, certo. I B-movie omaggiati anche da Tarantino, Rodriguez in Grindhouse, è vero, infatti, ma era proprio una domanda legittima, perché passano gli anni, vengono rivalutati, tipo Tentacoli, che io amo enormemente, Sì. di Ovidio Sitis, che amo fortemente, anche lui come regista, perché Ma B-movie, quello fu rivalutato negli anni. perché quello è un film fatto bene, eh? Cioè quello lì tenta, è un film con una produzione Deve bella, essere cioè. uscito sulla scia dello squalo, però in qualche modo è in qualche modo originale, innanzitutto per un animale diverso, che a me metteva pure, anche e soprattutto quelle scene di finale dove, no, Sì, questa sì. piova correva verso i ragazzini, io così stavo, veramente, c'è cioè una cosa impressionante, e anche molto Parleremo anche di crudele. Assonitis perché vale assolutamente la pena fare una puntata su Ovidio Assonitis. Sono d'accordo con te, perché è uno dei miei amori, un regista che amo particolarmente. Allora, amo le idee originali, ci dice Pietro. Sam, ragazzi, parlate di horror e qui a casa mia c'è una nebbia talmente fitta che sembra che sono in Silent Hill. Bene, Ti molto bene. invidio, no, vorrei averci anch'io un po' di nebbia, te lo giuro. Qua non ce n'è molto da me. Allora, siccome sono molto sfortunata, perché io l'avevo salvata e non la ritrovo più, guarda, proprio è. Uno dei miei film preferiti, Due Scrave, non c'è. Comunque, vabbè, non fa niente, faccio finta di niente, Ah, potevi essere morta. siamo in tre film veramente interessanti. Ora, secondo me, perché dovevi essere morta. Eh Siamo. sì, che non mi sei salvata la locandina. Tanto me la farò vedere, Doveva essere morta la locandina, si vede. eh. Esatto, io dovevi essere morta, capito? Un film, lo Grazie. posso dire, al mio cuore, c'ho il DVD, ho fatto tanto per cercarlo perché era introvabile, alla fine l'ho trovato. Allora, questo è veramente un film interessante. Tu Dovevi parla, essere. parla che io lo cerco, tu parla, io non ho Sì. bisogno, tu parla, parla, facciamo la cosa così, vai. Dovevi essere morta. Innanzitutto, un film che rientra sempre nell'idea di cambiamento, no? Di Wes Craven. Quindi, lui ne veniva da questo strike pazzesco di Nightmare. Yes. E quindi, gli arriva questa sceneggiatura. Innanzitutto. Oggi leggevo che la sceneggiatura dove essere morto l'originale era molto, molto più macabra. Yes. Per cercare di spiegarvi, questo film parla di un ragazzino che si innamora di questa compagna di scuola, diciamo, vicina di casa, e poi questa muore, e poi lui, diciamo, se la porta in giro da cadavere, perché non vi racconto troppo. È di fatto una storia d'amore. Eccolo lì. E Crave voleva raccontare una storia d'amore molto macabra. No. Quella del libro è una storia d'amore estremamente macabra, dove si ferma i dettagli del corpo in decomposizione di questa ragazza, la puzza che si sente per tutto il paese. Quindi veramente Eros e Thanatos, cioè proprio un senso proprio di marciume c'era in questo libro. Craven ne ha fatto un film bizzarro. Questo è veramente è uno di quei film che divide assolutamente. Poi trovato così come dovevi essere. A me questo film è piaciuto. È talmente stravagante, compreso il finale, che non lo dico, ma il finale è uno dei finali più strani che si Sì, possono vedere in un film horror. vero. Questo però è un film che ha una sua anima, anche se Maledetti incerta. aborti, come diceva Elvira Parker, maledetti aborti umani, adoro. Eh sì, c'è questa la figura della vecchietta è Io fantastica. amo Elvira, io sono, quando invecchierò diventerò Elvira Parker. Basta, decisa. È un film, come dicevo, no? Cioè, ha questi personaggi di contorno veramente stravaganti. Poi è incerto fra storia d'amore, zombie movie, fanta horror. È un teen movie perché è anche un teen movie, non un film sugli adolescenti. E quindi questo è un film che io
dico, dategli una chance, perché è diventato un piccolo cult degli anni 80, È tanti vero. come me, Tania, veramente hanno finito per amarlo, perché ovviamente pensate che è un film totalmente diversi da quelli che lui ha fatto prima, ma è un tentativo perlomeno di mettersi in gioco e farlo con una storia che è questo un film che dovremmo fare un remake, secondo me, potrebbe essere interessante farlo. Lo stavo pensando oggi, ma perché non hanno mai fatto un remake? Per questo è diventato, questo era un B-movie, tra virgolette, che poi è Sì. diventato, adesso oggi è diventato un cult introvabile, perché io adesso che l'ho cercato, ci stavano tante recensioni, dove lo trovo, ma erano tantissime. Quindi vuol dire che questo film, in questi ultimi tempi, sta riesplodendo. Vi prego, comprate Dovevi essere morta, guardate perché c'è un Wes Craven, che al di là di Ghostface e di Freddy, qui è veramente... ecco, questo è un film molto particolare. Guardatelo, vi prego. Guardate, Io quello che meraviglioso. posso dire di questo film è che in termini, ecco, l'emotività mi è piaciuta di questo film, perché comunque riesce abbastanza bene a farti trasportare nella vita di questo ragazzino Alberto, che. c'è la scena tenera che fa un po' parte di questi film teen, no? Degli anni. Diciamo degli anni 80, dove lei per un attimo si accorge, torna in qualche modo in sé quando lui la chiama, diciamo il Sì. protagonista, e poi è Vivi. quella è una scena bellissima, perché poi quando lei viene, insomma, è molto bella la scena. Quella è una scena che mi ha fatto commuovere tantissimo. Quindi c'è anche sempre questa scena, cioè Sì. quelle famose scene romantiche che negli anni 80 non mancavano mai, che rendevano il film fantastico. Ma infatti questo film riesce a questo livello a funzionare perché ti trasporta sull'emotività di questo ragazzo Bravo. che al primo amore rimane proprio scottato. E poi c'è tutta questa parte action finale che Grave riesce a far stare insieme degli elementi davvero che in altri casi cozzerebbero. Un po' cozzano lo stesso, ma è anche il bello di questo film. Quindi guardatelo e poi ci saprete dire. Sì, Sam, la palla, la scena della palla, come morirò io. Me la lanciano Quella verso l'io, mitica. E true, esplodo, adoro, ha adoro. delle iniezioni splatter, un paio di momenti come questo, veramente molto spinti, molto Esatto, forti. il re dei B-movie e regista Edward, ci dicono. Naturalmente Pietro Anche lui ne diventare parleremo. matto per la versione ex Nolo delle colline a New York negli anni 99, poi trovato così come Dovevi essere morta. Quello che odio è quando mettono in primo piano le storie d'amore. E poi, beh, non so che significa, siamo diventati un tipo delle pecore, ma se facessero remake su questo film... dovrebbero rifare la scena della palla. Purtroppo molti film non vengono più trasmessi, è vero, Isabel? Tra l'altro, Dovevi essere morta, mi ricordo che in quegli anni andava sempre in onda su Italia 1, anche Sì. più di una volta all'anno. Poi purtroppo, ahimè, anche molti film di Ed Wood sono stati rivalutati, ma fondamentalmente come film horror che fanno ridere. Anche lui mischiava un po' tutto, zombie, alieni, dischi volanti realizzati con dei piatti. Ancora, Sam, ma a me la scena della palla fa ridere, ma è sì, Sì. è straordinaria, perché chi è che non voleva morte Elvira Parker? Tutti, io credo tutti, odiosa, sai, proprio quelle classiche vecchie che non l'hanno, lo dico proprio, che non l'hanno mai preso, sai, quelle arcigne, esatto, che sembra che stanno là da una vita sole, solitarie, che dicono, ma io sono stata sempre sola per scelta, non è vero, non sono nessuno, E beh, è bello insomma. se le persone ricordano queste scene perché comunque sono arrivate e quindi il regista ha saputo creare qualcosa di memorabile. Esatto. Passiamo al serpente e l'arcobaleno. Ecco. Questo è uno dei film della sua vita, nel senso che lui spesso ne ha parlato, i critici ne parlano come uno di quei film. Quando si parla male di Craven al di fuori di Nightmare e Scream, cioè no, ma Craven è anche quello del serpente e l'arcobaleno. Allora, io vorrei rivederlo, l'ho visto un paio di volte tanti anni fa. Sicuramente lui qua riprende in mano lo stile onirico visionario che ha fatto, insomma, che l'ha fatto diventare famoso in tutto il mondo, con una storia veramente originale perché si parla del voodoo degli zombie veri, quindi Vero. Haiti, va a girare proprio in quei luoghi lì, quindi poi c'è tutta una serie di storie che vi consiglio di leggere sulla troupe che si ammala, tutti si ammalano, hanno visioni. Anche perché è basato sul libro The Serpent and the Rainbow, proprio, no?
E quindi lui va veramente in questi luoghi. Lui dice che l'unico che non si è ammalato perché gli hanno fatto un rito proprio pare di questi per salvaguardarlo da insomma queste maledizioni. Sì, è un film pieno di immagini veramente molto interessanti, molto oniriche, dove lui ha potuto veramente dare libero sfogo al suo immaginario. Quindi si dimostra un regista ancora capace di fare film con elementi di grande originalità. Questo è il suo piccolo gioiello, vogliamo dire, è proprio un piccolo gioiello questo. Sicuramente, tanto film sul voodoo ambientati lì ce ne sono pochissimi. Pochi, è vero. E quindi già per quello è un film che va visto. Ma è poi è proprio interessante dal punto di vista antropologico. È un film che ha un contenuto. Per me, Craven è un po' un filosofo dell'horror, perché uno che ci pensa il film che fa. E quindi questo film si vede che è un film anche che ha dietro della teoria, dietro un pensiero, una riflessione sull'uomo, su cosa sono i sogni per l'uomo. E da qui l'autorialità di Carpenter, cioè che Esatto. di Craven, che quando è riuscito a fare i film che voleva, è riuscito a portare i suoi elementi, il film e la sua poetica. E quindi questo è uno di quei film che va visto. Assolutamente visto. Vediamo un Craven diverso, un Craven diverso. Un Craven, come dice Isabel, dove mette la sua anima. Anch'io penso Sì, questo. questo è uno dei film che lui ha sempre detto, c'era molto legato perché è stato fatto come voleva lui, con un bel budget. Quindi è un film dove lui si è riconosciuto, che ha amato fare e anche dopo ne ha sempre parlato molto, molto bene. Ci dicono sempre, riferiti al Vire Parker, sì, le vecchie sono delle camere di sorveglianza umane. La scena della tortura con il chiodo mi aveva abbastanza scioccato. E beh, anche a me quella scena. E andiamo al prossimo film, Che è Sotto l'ultimo. Shock. Sotto Shock. Chiudiamo gli anni 80 Che è un film con di questo. Barbara D'Urso, visto che ogni tanto fa notizie shock. Esatto. Non so qual è il vero horror. Comunque, questo è un film che Horror a me. fantastico. Sì, a me è un film che fa un po' arrabbiare con due Z, come dico io, perché. Se guardate i primi. Ciao! Voleva salire in braccio, eccola qua. È lei che è in dolce attesa? No, è la Alla nera. nera, no! Sì, è la nera, è la nera. Allora, di sotto shock, cosa possiamo dire? È un film che se voi guardate i primi 15 minuti, io li trovo straordinari, no? Cioè, c'è l'idea di creare un nuovo Freddy Krueger, diciamocelo. Quindi le ambizioni erano altissime. Ciao Roberta, saluto Roberta di Roma. Ciao Ciao, Roby, ciao Robby. la mia gente, posso dirla. Sotto Shock è un film dalle grandi ambizioni. I primi 15 minuti io li trovo fantastici, nel senso che la costruzione di questo nuovo serial killer che esce dalla televisione, dai mezzi, dai media. La trovo ai tempi moderna. L'attore, secondo me, era molto intrigante, scelto. La regia di quei primi 10-15 minuti la trovo una bomba. Però secondo te, perché dopo è vero, dopo diventa noioso il film, ma perché? Perché poi dopo Io comincia proprio a credo che perdere colpi. sia. Guarda, questa è una delle più grosse delusioni. Perché io, se guardo i primi 15 minuti, dico: ma è un film straordinario. Poi per me si sgonfia totalmente perché probabilmente la storia non aveva così tanto da dire, il film diventa un po' un action, è come se il nostro personaggio facesse paura ma solo per 15 minuti. Una volta portato nel mondo, diciamo, reale, perde quel senso di terrore che aveva prima. Quindi Sotto Shock è un brutto film? Per me non è un brutto film, cioè, nel senso che un film che se tu lo prendi come Però filmetto anni possiamo 80. dire che è un film senza mordente? È un film non riuscito perché direi che no, Craven non è riuscito ad andare dietro la sua ambizione. Cioè, nell'idea aveva una grande idea,
ma il film dura troppo poco, poi si sgonfia. Esatto, sto leggendo che hanno fatto di tutto, insomma, per renderlo più simile a Freddy Krueger, perché ci sono anche i camei della protagonista, no? Di Heather Langenkamp, quindi voglio dire, insomma, ci hanno provato in tutti i modi, no? E io ripeto, questo non è un film. Se l'avesse fatto un altro regista, questo se ne parlerebbe come un piccolo grande cult. Il fatto che l'abbia fatto lo stesso papà di Freddy Krueger, secondo me lo mette fra i suoi film non riusciti. Però io non posso dire che questo film sia un disastro. Per esempio, ha una gran bella regia. È un film che ha dei momenti con delle immagini davvero molto fighe. Però ripeto, la trama forse è la cosa meno che funziona di meno in questo film, perché poi perde proprio di mordente di interesse. C'è ancora un film, anche se siamo nel 91. Che dici? Lo facciamo? Sì. Beh, questo sì, e lo riprendiamo la prossima volta perché questo merita, così lasciamo con qualcosa di La Casa Quindi, Nera, giusto? esatto, lo facciamo o lo rimandiamo? Lo accenniamo e poi io inizierei alla grande, così finiamo. Ok, accendiamo un attimino qualcosa sulla Accendiamo. Casa Nera, vai. Questo e la prossima volta parleremo approfonditamente di questo film e della seconda parte di questa carriera, come dicevamo, unica, perché è una carriera fatta di un sacco di sali scendi, di picchi, di... Sì. Questo è un grande film. È uno dei pochi. Ora parliamo tanto di un regista che io trovo straordinario, che è Jordan Peele. È Ma non ci vero. sarebbe Jordan Peele se non ci fosse stata La Casa Nera. Perché uno. E non ci sarei io, se, che ho cercato anch'io di fare l'horror sociale, senza un film come questo. Che è un film di horror sociale quando l'horror sociale non si faceva. Ancora una volta, un film sottovalutatissimo. Che in realtà poi con gli anni è stato riapprezzato tantissimo. Riapriremo con La Casa Nera e vedremo la seconda parte della carriera di Wes Craven, che sarà piena di sorprese, perché lui è un regista che non ci ha mai annoiato, nel bene o Che nel male. ci dice Andrea? Dice, è vero, sembra di esistere due film diversi. La primissima parte è riuscita, il resto no, mi ha deluso purtroppo sotto shock, Di parlando di Shocker, Shocker. esattamente. Scusate se mi Allora, cambio uno una che interessa, ma. battuta, perché poi giovedì prossimo torneremo a parlare nella seconda parte di Wes Craven, quindi arriveremo anche a un altro mito, e lì ci è riuscita a crearlo addirittura con diversi assassini, no? Il personaggio di Ghostface, quindi... Di Wes Craven, che cosa vogliamo dire per questa fine prima parte? Oh, sicuramente che è stato, come dicevo prima, è un regista che ci ha sempre sorpreso. È un regista che, ma che meraviglia! Eccolo. È stupendo. E lui è Ghostface. No, scherzo, non è Ghostface. Ghostface. Ma parlate mai di videogame horror? Sebastiano, perché no? Why not? Stiamo lavorando Ci diversamente. sarà una diretta questo mese con il nostro editor Gabriele Orsini, che lui è un appassionato, parleremo anche di videogame. Stiamo arrivando, stiamo già programmando. C'ho tutto il mese di dicembre con tutte le dirette, già tutti i posti occupati, eh? Quindi non Sì, vi sì. preoccupate, arriveremo a fare tutto. Parleremo pure di villain di cartoni animati. Vedrete che passerete un ottimo Natale con me, di morte. Quindi niente, vi aspettiamo perché la seconda parte della carriera di Craven è altrettanto interessante e soprattutto con Scream, che poi è una saga appunto che continua ancora adesso, e quindi parleremo approfonditamente di tutto. Alberta, visto che abbiamo parlato almeno per 68 minuti, ma potremmo andare avanti a vita? Spettacolo, quindi ora sappiamo che possiamo andare avanti. Nessuno ci ferma, capito? Anzi, guarda, ti faccio come Ciao c'è il Laura, finale, la ciao faccia di Peter Nico. Parker. La faccia finale prima di essere completamente spaccato. E poi sarà fantastico parlare di Dead Island, Sì, beh, grande quel videogioco. Dugo. Allora, Sebastiano, un bacio anche a te, un bacio a Ricky. Alberto, allora giovedì prossimo per tornare a parlare di questo grandissimo regista che ci manca tanto. E poi me la tengo per la prossima settimana, però prima no, siccome abbiamo tempo, io ti faccio dare tutti i voti e mica sto qua a Io fare... Allora, mi sono partiamo da... preparato. Ah, scusa, tu non me lo ricordi? Voti, 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 voti.
tranquillamente, spavalanzati, partiamo dall'ultima casa a sinistra. Sette e mezzo. Le colline hanno gli occhi. Sette più. Vado piano che mi faccio pure io i calcoli un po'. Benedizione mortale. Sei. Ah. Il mostro della palude. Cinque. Vabbè, nightmare. Dieci più ho messo. Ah. Perché, perché secondo me per è oltre. 10 è troppo scontato e allora devo mettere 10 più. E Bene, più va oltre la perfezione perché ha colpito l'immaginario mondiale, quindi è un film siccome a che non te gliene frega niente di essere perfetto, è perché è oltre. certo, siccome a te piacciono le giostre, sai, quelle che stanno conoscendo, Sì. su, passiamo alle colline hanno gli occhi 2. 4. 4. Il serpente e l'arcobaleno. 7 più, anche 7 e mezzo avrei potuto dare, eh? Dai, Dovrei sì, rivedere. vabbè. Comunque è un bel film. Sotto shock. Alla 6 e mezzo. Castaniera io lo diamo la prossima volta o lo vuole dare adesso? No, lo diamo la prossima volta. Aspettiamo che Aspettiamo, così si fa la Castaniera la prossima volta. Voto a Wes Craven. vota Wes Craven. Beh, è la prima volta che mi chiedi, mi hai spiazzato. Ah, c'è, beccate questa, vai. Wes Craven. È molto difficile dare un voto a Wes Craven. Per me è uno dei cinque master of horror della storia. Bravo. Ha cambiato, cioè io l'ho sempre detto, lui, Carpenter, insomma, il nostro papà degli zombie, Toby Hooper, Dario Argento, questi cinque signori qua sono quelli che hanno cambiato Hanno l'horror cambiato completamente l'horror, insomma, e hanno dedicato come gli tutta la loro appartiene vita a questo genere, quindi lui è uno di di quei quegli cinque, anni. sicuramente. No, te la faccio. Vabbè, no, te la faccio la prossima volta. No, te la faccio adesso. Chi è l'erede di West, secondo te? Bah, è molto difficile O perché mi qualcuno che verrebbe. può aspirare, va. O qualcuno che potrebbe aspirare se continua a lavorare così, tipo. Perché dovremmo trovare uno che ha inventato un personaggio altrettanto. Quindi è molto difficile. Ad oggi io non vedo film che possono aprire nuove saghe così. Però ci penso, eh? Probabilmente. Pensaci, perché la prossima settimana sarà molto importante un tuo pensiero. Sei un regista, insomma, quindi sai, quando vediamo noi un film è un conto, ma quando lo vede una persona che ci sta, insomma, che ci lavora, forse ha un occhio un po' più di riguardo. Chi meglio James di te Wan, può sapere? commento solo quello che ha scritto, è un commento sensato perché sicuramente Ah, è il James Wan. regista che è un po' onirico anche lui, anche se fa cose diverse, quindi può starci come Ti dicono che sei stato anche molto spietato sui voti. Spietatissimo, ti dicono. se sì, non c'è mai cattiveria. Io contate che a me dispiace dare un brutto voto perché cerco sempre. No, Io no. vado sempre con la voglia di, quindi se do quel voto lì è perché mi è dispiaciuto darlo. Però devo fare una sintesi e quindi dico, se voi guardate questo e dovete perdere tempo e vedere un'ora e mezza di un film, preferisco che guardiate Serpente e l'arcobaleno o Le Esatto. conine hanno gli occhi piuttosto che Il mostro della palude o Le conine hanno gli occhi 2. E questo è il motivo Non ti per ho cui do il voto. detto, te l'ho lasciato per ultimo, ma non perché non avevo la ovviamente non avevo la locandina, dovevi essere morta. Anzi, la riprendo. E voilà. Voto? Voto? No, non l'ho dato. No, perché io l'avevo dimenticato e non ho la locandina. Questo film io gli do un 7 alla fine. Grande, grande. Guarda, mi sei proprio simpatico. Lo so che non potevo stare, no, mi è piaciuto veramente perché anch'io ce l'ho a cuore. È un film, uno di quei Esatto, filmetti che sono rimasti qua. esatto. Allora, prima di salutarci, Alberto, voglio ricordare che dopo domani, sabato alle 21:30, parleremo del podio della terza edizione degli Ore d'Orrore Awards e parleremo di tanti film, tra cui anche Wolfman del 1941, un grande cult, con ovviamente Steve Slasher. Quindi, perché noi ormai tutti i sabati parleremo sempre di Ore d'Orrore Awards, tutti i podi, insomma, per parlare un po' con voi. In questo momento siamo molto indietro, ma man mano andremo avanti. Allora, Alberto, innanzitutto complimenti anche per la diretta di ieri, che sono riuscito a vederla oggi perché mentre tu stavi là io stavo con Giuseppe Corsolino, capisci? Grazie. E anche perché sto cercando, mi ha dato un indirizzo per cercare di
portare Ruggero Deodato qui in diretta. Quindi Spettacolo. ci stiamo lavorando, insomma, vediamo un po' se uscirà qualcosa di bello. Allora, Ciao. grazie Alberto. Giovedì prossimo, Wes Craven, 21:30, sempre preciso, netto, il nostro Albertone nazionale, non è solo Sordi, è anche Alberto Moto. Vi lascio. Un Ciao bacione, ciao ragazzi, a Alberto. presto, alla prossima Ciao. settimana. Ciao, ciao, ciao.